Ragazzi, ebbene sì, la Spagna è campione d'Europa. Ha vinto contro l'Inghilterra 2-1. Diciamo che è stata la squadra che ha giocato meglio durante tutto l'Europeo ed è giusto così. L'Inghilterra non ne ha azzeccata una, dai. L'allenatore Southgate addirittura ha tolto pure a Kane. Che vergogna, ha tolto pure a Kane per fare una scelta coraggiosa che poi alla fine non ha pagato. Poi, cioè, pure se stava vincendo la Spagna e ha pareggiato l'Inghilterra. Poi all'86esimo Oyarzabal ha fatto un gol incredibile e ha portato la Spagna al tetto d'Europa, ragazzi. Mi raccomando, per seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate. Commentate secondo voi se è giusto che la Spagna abbia meritato, secondo me ha meritato perché è giusto così, ha giocato benissimo. È stata la squadra che ha giocato un europeo veramente alla grande, quella che ha mostrato più palleggio, più possesso, più gioco. E ha messo anche tanti giovani, l'allenatore della Spagna. E ora vediamo il cammino dagli ottavi di finale in su. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ora vediamo, secondo me è stata la squadra che ha meritato, ma ed è stato anche giusto così, ragazzi. Ecco. Noi abbiamo fatto una vergogna tremenda. Ecco, la Francia è stata quella che mi ha deluso di più. La Francia con Mbappé, con Theo Hernandez, con Griezmann, con Maignan, con Dembélé, la Francia mi ha deluso un sacco. Vabbè che l'ha battuta la Spagna, campione d'Europa adesso, e quindi l'Olanda mi ha sorpreso, perché l'Olanda ha mostrato molto gioco. Soprattutto contro la Romania, che ha vinto l'Olanda 3-0, mi ha sorpreso molto, perché poteva finire anche 5-0, invece aveva vinto 3-0. Ma la finale di ieri, ragazzi, 2-1 per la Spagna, 3 gol, bellissima, bellissima partita. La Spagna ha fatto un partitone, meritata veramente, ragazzi. L'Inghilterra lo vince fra 4 anni di nuovo, un europeo, ragazzi, incredibile. L'Inghilterra è veramente sfortunata, ragazzi. Ok, comunque, allora, ora diciamo il cammino dell'europeo, dalla Spagna, dagli ottavi di finale fino alla fine. Allora, agli ottavi di finale aveva vinto contro la Georgia, pensate, 4-1. 4-1 contro la Georgia aveva vinto. Poi, ai quarti di finale si è trovata un osso duro come la Germania. Aveva vinto dopo i tempi supplementari, ricordate? C'era mano, c'era rigore per la Germania, invece non gliel'hanno dato. Ecco, è stato solo quel caso lì è stato un po' dubbio. Però per il caso tutto l'europeo per la Spagna, niente da dire, ragazzi. Veramente meritato l'europeo. Ecco, solo quel caso lì mi è stato dubbio. Perché lì, se dava rigore lì per la Germania, poteva cambiare tutto. E la Spagna poteva essere anche eliminata. Ecco, diciamo che lì se l'è cavata, ma solo lì. Per tutto il resto, tutto l'europeo l'ha fatto veramente alla grande. Gente giovane, grande gioco, gran possesso e grande tattica, perché ha fatto veramente una partitona veramente bella, incredibile. Comunque, Spagna-Germania 2-1 dopo tempi supplementari. Poi, alle semifinali ha battuto la Francia 2-1. Spagna-Francia 2-1 di Mbappé. E poi in finale, dai, in finale ha battuto l'Inghilterra 2-1. I gol sono stati di al 47esimo Nico Williams, poi per l'Inghilterra Palmer e all'86esimo Oyarzabal manda sul tetto d'Europa la Spagna, che è stata incredibile. Ha giocato benissimo e quando c'è da giocare benissimo bisogna fare soltanto chapeau e dire sì, ha meritato di vincere l'Europeo la Spagna. Perché l'Inghilterra sembrava anche un po' anche affaticata, diciamoci la verità. Sì, potevano andare in supplementari, però magari i supplementari segnava di nuovo la Spagna. Ecco, alla fine sì, è giusto così, ragazzi. È giusto così, ha vinto la squadra che ha meritato di più, cioè la Spagna. E ora andiamo a parlare di calciomercato, perché si intensificano le voci di Chiesa vicino al Napoli. Conte lo vorrebbe al Napoli e vorrebbe anche Lukaku al Napoli. Quindi ora c'è da vedere
chi andrà al Napoli, perché se Osimhen non rimane più al Napoli, una punta verrà sicuro. Allora, Chiesa, Napoli. Niente, Napoli o Roma. Chiesa firma con un'altra big di Serie A. Chiesa a Roma, partita ancora aperta, nessuno non firma in arrivo. Ah, ecco ragazzi. Chiesa, Federico Chiesa, può andare o al Napoli o alla Roma. Scrivetemi nei commenti secondo voi dove andrà. E scrivetemi nei commenti anche secondo voi se abbia meritato più la Spagna o magari volevate che l'Inghilterra vincesse. E anche oggi vinco domani. Citazione Inghilterra. Incredibile. L'Inghilterra è proprio sfortunata, ragazzi. Proprio sfortunata l'Inghilterra. Allora, calciomercato, vediamo sulla Gazzetta cosa c'è. L'obiettivo: Inter a tutta su Cabal, club in pressing col Verona, affare da 10 milioni. Il colombiano ha tutti i requisiti richiesti da Oaktree, è giovane e di talento. Questa può essere la settimana dell'accelerata. Perché Simone Inzaghi, per tamponare l'emergenza nata dopo il KO di Buchanan in Coppa America, ha bisogno proprio di un giocatore come il colombiano del Verona, un Jolly che sappia correre a sinistra sulle zolle che sono di Di Marco e all'occorrenza muoversi anche da vice a bastoni. E in viale della Liberazione sono pronto ad affondare il colpo con il via libera della nuova proprietà. Oaktree li preferisce i giovani, talentuosi e futuribili. Il 23enne Cabal può spuntare tutte e tre le caselle, quindi può essere centravanti, centrocampista, anche davanti alla difesa. Cabal può essere un affare per l'Inter, affare da 10 milioni. Lo vogliono prendere dal Verona, vedremo se ci riusciranno. Poi vediamo un po'. Allora, Inter, Gudmundsson resta nel mirino, ma il processo. Ah, un processo. Deve fare un processo, allora è ancora tutto bloccato. Quindi Gudmundsson è ancora dal Genoa. La Coppa America è dell'Argentina. Lautaro piega la Colombia ai supplementari. A Miami, ragazzi. Coppa America dell'Argentina. Lautaro, dopo lo scudetto, la Coppa America da capocannoniere. È l'anno del toro, il bomber. Incredibile. Scudetto con l'Inter. E ora pure Coppa America con l'Argentina. Bravo Lautaro, ci sono da fargli solo complimenti. Sì. Sacchi, Spagna, estra meritato, Italia, guarda e prendi esempio. E certo, ragazzi, la Spagna ha meritato perché? Perché ha messo tutti i giovani, perché ha avuto gioco. Noi non avevamo niente, non avevamo giovani, non avevamo gioco, non avevamo tattica, non avevamo un cavolo di niente. No, poi diciamocela tutta, Spalletti non lo sapeva neanche lui che gioco fare. Infatti anche i giocatori non sapevano dove andare, non sapevano che tattica fare. Sembravano spaesati proprio. Morata saluta l'Atletico. Grazie al Cholo e a Koke. Avete saputo stupirmi. Serie A, vedremo. Forse lo prenderà il Milan. Bisogna stare a guardare perché sicuramente andrà in una big di Serie A Morata. Staremo a vedere, ragazzi. Sì, Morata quasi sicuramente in una big di Serie A. Calciomercato, Roma, preso Ryan in porta. Il Verona su Enzola. L'Udinese non molla Sanchez. Napoli, Listron piace in Inghilterra. Se va via, assalto a Greenwood. Poi, Serie B, raddoppio Samp. Pirlo ha già coda e vuole tutino. La coppia ideale per puntare in A. Poi, Endrick, il Real nel destino. Mio padre voleva chiamarmi Di Stefano. E poi, ora è ufficiale, Zirkzee è un giocatore del Manchester United. Qua in Italia non sappiamo tenerci i top player. Qui in Italia ci sono troppe commissioni e poi troppa burocrazia. Non sappiamo tenerci i top player di livello, ragazzi.
E Zirkzee dove è andato? In Inghilterra. Zirkzee è un nuovo giocatore del Manchester United, dal Bologna, ha salutato il Bologna ed è andato al Manche a Manchester. Giocatore del Manchester United, ragazzi. Sì. Gran colpo per il Manchester United, Zirkzee, ragazzi. Mi raccomando, vi ringrazio per aver visto il video. Chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate. Io vi ringrazio. Spero che il video vi sia piaciuto. La Spagna è campione d'Europa e noi ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti, ragazzi!